tuo santissimo nome, alleluia. Ti vogliamo ancora, Signore, lodare e soprattutto onorare, alleluia, sì, oh Signore. Ti vogliamo onorare offrendoti l'espressione sincera del cuore, dell'anima. Alleluia, gloria, dice Vandalama, sì, alleluia, gloria al tuo nome. Tutto ciò che facciamo, Signore, lo vogliamo fare senza fingere, lo vogliamo fare sentitamente. Signore, l'amore che ti offriamo, vogliamo, Signore, offrirtelo sentitamente ancora questa sera attraverso i cantici, le lodi, le preghiere, ogni cosa messa insieme sia come quell'incenso, quel profumo soave che tu, Signore, hai ordinato ai sacerdoti affinché te lo offrissero. Alleluia, vita l'anda la massia. E poiché ci hai fatti sacerdoti e re, alleluia, tuoi, vogliamo questa sera offrirti come sacerdote questo soave profumo, questo incenso della sera, nel nome e per la gloria di Gesù, insieme a te, benedetti in eterno. Amen, alleluia. Thank you.
Benedetto sia l'Altissimo, alleluia. Quindi siamo giunti, siamo quindi nella casa del Signore per lodare il suo santissimo nome e per udire la sua parola, alleluia. Vedete, è vero, crescendo si fanno molte esperienze in ogni cosa, quindi soprattutto nelle cose di Dio. Vedete, quello che i credenti devono sapere che non devono venire in chiesa o qui, non devono andare in chiesa, di noi diciamo venire in chiesa, non venire in chiesa per appagare la propria coscienza, per dire ah io vado in chiesa, mi ascolto il culto, canto, testimonio, ecco, perché vedete, benedetto sia l'Altissimo, stavo dicendo per secoli, ma non c'ero, non posso sapere, però da quando il Signore mi ha chiamato, mi ha fatto conoscere la sua verità, quindi so l'andamento delle chiese, perché ecco, però vedete come il Signore ci sta ammaestrando in questi ultimi tempi, è una cosa tutta particolare effettivamente. Noi perché veniamo in chiesa? Ora magari voi una mezza risposta, ve lo dirò tutta, la sapete dare, ma se voi chiedete a tanti credenti, non dico da quale, a tanti credenti, dice tu perché vai a chiesa? Perché è giusto andare, perché il Signore dice non abbandonate la comune adunanza, così, così, perché c'è scritto pure questo caro, non lo sapevate? Non abbandonate la comune adunanza, dice, come alcuni usano fare, e appunto per questo fai, dice certo, e basta per questo, e dice per cantare, lodare il Signore, ascoltare la sua parola, è bella. Fratelli, si viene in chiesa per essere ammaestrati. Amen, alleluia. Perché cantare lo potremmo fare pure a casa, lodare il Signore lo possiamo fare anche per la strada, cantare, no, cantiamo uno tanto dovunque, no, nella casa del Signore invece si viene per essere ammaestrati, alleluia. Perché il Signore ci ammaestra e vuole che veniamo ammaestrati e noi accettiamo gli ammaestramenti? Guardate, semplice, ogni parola che usciva dalla bocca di Gesù erano perle preziose. Gesù ha detto: chi mi ama osserva la mia parola. Non dice chi mi ama canta e me loda. E come posso osservare la tua parola se non la conosco? L'eunuco sulla via che da Gerusalemme scendeva a Gaza e leggeva il profeta Isaia, il Signore mandò, seguitemi attentamente, il Signore mandò a Filippo per chiedergli: comprendi tu ciò che leggi? Come potrei se non c'è nessuno che me lo spiega? Non è che Gesù mandò Filippo e ci dice all'eunuco: stai leggendo? Dice sì. Oh, non c'è bisogno. Lo lodi il Signore? Canti? Mentre stanno andando noventi in Etiopia, stai cantando, lo stai lodando il Signore? Non gli ha neanche chiesto assolutamente: comprendi tu ciò che leggi? E come potrei comprendere se non c'è nessuno che me lo spiega?
la casa del Signore è per spiegare le scritture, in modo che tutti comprendano, piccoli e grandi. Amen. Quindi siamo qui, dice, per udire la sua parola. Amen, gloria al Signore. Perché, vedete, vi porto questo esempio. Quanti fratelli e sorelle mise davanti ai microfoni avevano una bella voce e sapevano cantare? E sanno cantare? Sì o no? O non è vero? Oh. Basta di avere una bella voce? Basta saper cantare? Siamo qui per udire la sua parola. E di quelli che cantavano, ce ne sono che sono rimasti, è giusto? Si vede che ancora hanno udito un po' la parola. No? Ce ne sono tanti che cantavano, avevano una bella voce e non ci sono più. Che cos'è più bello? Imparare a cantare, imparare ad avere una bella voce, a imparare gorgheggiando come facevo. Non è che per carità che io sto rimproverando questo, perché l'uno si è unito all'altro, dice, come la persona colta che viene poi ammaestrata, anche come lo scriba, dice, ammaestrato per il regno dei cieli, sa trarre del suo tesoro cose vecchie e cose nuove. Amen. Con questo non è che voglio dire, allora che io non stavo a fare, sì, però è più importante non saper gorgheggiare, perché pure lui addu che la mattina canta ma non fa niente. Amen, gloria al Signore. Quindi saper cantare non basta né a quelli che cantano davanti ai microfoni né alla chiesa che canta, che sa cantare, perché tanto la chiesa che quelli che hanno la bella voce devono venire in chiesa, sì, per cantare, sì, ma per udire la tua parola, Signore. Perché chi mi ama osserva la mia parola. Non dici chi mi ama sa cantare, chi mi ama sa suonare, chi mi ama sa dirigere l'orchestra. No, chi mi ama osserva la mia parola. Quindi vedete, l'ammaestramento è il più importante di tutti, perché senza cantare si può stare, senza suonare si può stare, ma senza l'ammaestramento non si può stare. Alleluia, amen. Ecco, e se ve ne accorgete, mi pare che Timoteo che lo dice, sì, dice, gli anziani che ammaestrano nella parola siano reputati degni di doppio onore. Non dici chi che cantano, ma pure che dirigono la chiesa. È vero. Guardate con mezza parola che cantiamo. L'ammaestramento. E infatti, guardate, un'altra cosa bellissima. Gesù, quando risuscitò, disse ai discepoli: andate in tutto il mondo, no? Per insegnare a cantare, per insegnare a suonare, per insegnare a lodare il Signore. È vero? No, aspetta, allora quanto mi correggo, vediamo quanto ci penso un poco. Ecco quello che ha detto: andate, predicate l'Evangelo in tutto il mondo, ad ogni creatura. Chi avrà creduto, ecco, vedete, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto, ma scusa, se non mi insegnano le cose, come posso credere? Vedete che l'ammaestramento è al di sopra di tutte le cose.
E Gesù, quando venne per farci conoscere il Padre, guarda, se ve ne accorgete, Gesù stesso, quando, e non è che queste cose non si fanno in cielo, attenzione, ma quando Gesù venne, ma vado a stasera che grazie a Gesù sta facendo fare Signore, sia glorificato Dio per la prima volta, e gloria a Dio, allora perché siamo qui? Per imparare. Alleluia. E allora, quando Gesù venne, se vi ricordate, a 12 anni, no? L'hanno trovato, l'avevano perduto, Giuseppe e Maria avevano perduto Gesù, e poi sono dovuti ritornare, diciamo, a Gerusalemme, l'hanno trovato nel Tempio, che insegnava come si cantava, si insegnava come si suonava, insegnava come lodare il Signore, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, venite qua, così si fa, gloria a te, gloria a te, gloria a te, gloria a te, queste cose ci insegnava Gesù. La lode poi nasce dal cuore in base all'ammaestramento che si riceve, in base alla conoscenza che si ha, perché avendo la conoscenza, poi, vedete che cosa succede? Che la conoscenza che c'è dentro di noi ci porta a fare le cose bene. Ecco, quindi siamo per udire la sua parola. Amen, gloria a Dio. Vedete, e quando Gesù, guardate, guardate, quando Gesù a 12 anni lo trovarono nel Tempio che parlava di cose, faceva delle domande e dava delle risposte concernenti il regno dei cieli, quella che è la volontà del Padre. E quando lui poi si fece grande, alleluia, amen, quando lui entrava nel Tempio, che cosa faceva? Apriva la Bibbia e ammaestrava. È vero o no? Vedete, ora, attenzione, non è con questo che ho detto, un fratello ora vuole che non si canta più. Chi l'ha detto? Non è vero, perché in cielo è come cantano. Però loro cantano perché hanno la base solida dell'amore di Dio, della conoscenza di Dio. Perché vedete, anche quando, guardate, gloria al Signore, anche quando si canta, se non si ha la conoscenza di Dio, non si canta con i sentimenti rivolti veri e profondi a Dio. Perché tutto dipende dalla conoscenza. Alleluia. E come dice l'Apostolo Paolo, la fede stessa viene dall'udire la parola di Dio. Amen, gloria all'Altissimo. Vedete, quindi a questo punto, attenzione, quando partiamo da casa, alleluia, ecco per esempio quelli che cantano il Signore, guidaci oggi per cantare, sì, però Signore, parlaci, ammaestraci, in modo tale che io sappia cosa devo fare, come devo agire nel mondo. Amen o no? Allora diranno, veramente costoro sono figlioli di Dio. Non perché sanno cantare, non perché sanno evangelizzare, non perché sanno a Bibbia a memoria, ma per il come agiscono, per come vivono. Alleluia. Amen.
così vogliamo anche questa sera passare alla lettura nell'Epistola a Tito, capitolo 2. Ma tu parla di cose che siano conformi alla sana dottrina. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Parimenti, le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli e ad essere assennate, caste, dedite ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Esorta similmente i giovani ad essere moderati, presentando in ogni cosa te stesso come esempio di buone opere, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, incorruttibilità, un parlare sano ed irreprensibile, affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. I servi siano sottomessi ai propri padroni, cercando di compiacerli in ogni cosa, di non contraddirli, di non frodarli, ma di mostrare una totale fedeltà, affinché in ogni cosa onorino l'insegnamento di Dio nostro Salvatore. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Insegna queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. Amen. Fin qui. Alleluia. Ora ti ho fatto caso perché all'inizio mi ha fatto fare tutto quel discorso, l'ammaestramento, questo. Ecco, gloria a Dio, come la volta scorsa, Margherita, nella pochissima pare pure, che il Signore mi ha fatto fare prima un certo discorso che poi era collegato con la lettura che mi ha fatto fare. Oh, gloria a Dio. Voi direte, ma tu questo qui sapevi la lettura, però vi dico, in verità, io non me ne sono accorto, perché il Signore non mi fa accorgere, il Signore mi fa dimenticare magari il passo dove io devo leggere. Quindi quando mi fa fare certi discorsi, io neanche ci penso, cioè non mi viene alla mente assolutamente, è come se niente, sono assente. Sì, poi leggendo oppure qualche altro problema, ah, da costa è questo, è quel Signore, vi ricordate mi ha fatto, allora, perché, ecco, noi, il Signore mi ha fatto dire che noi in chiesa dobbiamo venire per ascoltare la sua parola, amen? Ed essere ammaestrati. Amen? Perché in base all'ammaestramento che noi riceviamo, poi praticamente noi agiamo nel mondo. Amen? Perché, vedete, gloria, e allora guardate che cosa meravigliosa che il Signore in questo istante mi ha dato, no? Però prima voglio fare una domanda. Così. No? Chi ha il dono dell'evangelizzazione qua dentro? Chiamiamolo compito di evangelizzazione. Chi ha il compito di evangelizzazione in questo luogo? Alleluia. Ce l'abbiamo tutti questo compito. Alleluia. Tutti abbiamo il compito di evangelizzare. E non dobbiamo aspettare di riceverlo, perché il Signore già ce l'ha dato. Quando lui ha detto, voi siete la luce del mondo, il sale della terra.
Lui sottintesa ha detto: voi siete evangelisti. Ecco, il Signore, vedete, dà ad ognuno di noi, già ci ha dato, quando ci ha chiamati, ad essere evangelisti. Alleluia. Quindi ognuno di noi ogni giorno evangelizza e se stesso e gli altri. Amen. Con il comportamento. Ecco l'importanza. Siamo, come quel cantico che abbiamo cantato all'inizio, qual era? Dice, siamo qui per ascoltare la tua parola. Amen. Perché se noi non ascoltiamo la parola del Signore, non riceviamo gli insegnamenti, come possiamo evangelizzare? Amen. E allora guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, che poi non era che era l'Apostolo Paolo che sceglieva, l'Apostolo Paolo svolgeva il suo compito, quello che il Signore gli aveva affidato, amen. Ma non era stato l'Apostolo Paolo a chiamare a Tito. A Tito l'aveva chiamato il Signore. E poi l'Apostolo Paolo, gli avendo ricevuto quella parte che Tito non aveva ancora ricevuto, ora glielo dava mediante questa epistola. Amen. Che la sta dando anche a noi, vedete, quando una cosa viene da parte di Dio. Amen. E allora, ora dice, insegna, vedete, queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità, nessuno ti disprezzi, cioè nessuno ti disprezzi, quello che... per esempio qui dice insegna queste cose, quindi è dovere mio insegnare queste cose, è dovere mio, alleluia, amen, vedete, esortare, è dovere mio, oh, alleluia, riprendere. Come dice qui, insegna queste cose, esorta, quindi esorta e riprendi con ogni autorità, con autorevolezza. Amen. No, uno non deve essere autoritario, ma perché è diverso. E allora, quindi con l'autorità spirituale che Dio mi ha dato, che nessuno deve calpestare. Amen? Questo vuol dire. Quindi io devo insegnare con quell'autorità spirituale che Dio mi ha dato. Amen? Quindi, e nessuno mi deve disprezzare, trattandosi della nostra comunità. Ma ogni vero pastore deve essere onorato come voi dovete onorare l'anziano di questa chiesa. Non è Cristo che solo è per me, per ogni anziano, per ogni pastore scelto da Dio. Amen? Attenzione. E allora, che riceve appunto dal Signore queste perle preziose da dare alla chiesa, perché questi gli insegnamenti, fratelli, sono perle preziose. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Perché? Dice, perché dice, infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna, vedete, e ci insegna. Guardate che, ecco, siamo alla scuola del Maestro, ci insegna a rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze, cioè e alle... ai desideri del mondo. Questo vuol dire mondane concupiscenze. Amen? Alleluia. Quindi si devono, il Signore ci insegna questo, io questo vi devo insegnare. Non è che dovete dire: ma che esagerato, fratello. No, perché guai se non lo facessi. Quindi io, perché guardate, fratelli, io devo rendere conto a Dio. Voi renderete conto a Dio all'ultimo giorno. Io devo rendere conto a Dio tutti i giorni, perché guai a me se non riprendo, se non esorto, se non insegno. Amen, fratelli. Allora, e quindi quando le cose, per esempio, non vi sono tanto simpatiche e tanto gradite, non dovete subito: ah,
fratello, qua, là. Ecco, nessuno ti disprezzi, perché nel momento in cui voi disprezzate, commettete peccato. Alleluia. Si commette peccato perché si sta disprezzando quello che il Signore sta dicendo per mezzo del suo servo. Amen, gloria a Dio. Perché come Gesù ha detto, chi riceve voi, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Cioè tu, se io vi dicessi, fratelli, sapete che facete? Andatevi a rubare. E io, fratello, non te ne vai a cadere a passare come meno. Alleluia. Se vi dicesse cose storte, allora sì, ma fratelli, questi sono sani insegnamenti. Ecco perché il Signore, sì, come, guardate, perché effettivamente, come... come dice qui successivamente, dice, ecco, e ci insegna allora a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché, guardate il motivo, dice, perché nella presente età, cioè in questo periodo che stiamo vivendo, ecco, noi, perché viviamo nella presente età saggiamente. Quindi, ecco, vedete che automaticamente, vivendo saggiamente, noi siamo evangelisti, stiamo evangelizzando, evangelizziamo. Fratelli, noi evangelizziamo pure quando siamo a casa. Dice, e come evangelizziamo se siamo a casa? Perché se noi ci comportiamo bene in famiglia, allora il vicinato dice, madre, ma sta famiglia non si senti che sono calme, che si rispettano, e il padre sa educare i figli, la madre pure. Ecco, noi in quel momento stiamo, noi quindi ogni giorno evangelizziamo i nostri vicini, il nostro vicinato. Se invece la mattina a sera si fanno buci, perché tu qua, ecco tu, una bella evangelizzazione che si fa. Amen. Dice, oh, è per tanto che sono cristiani evangelici. Allora, amen. Così dicono. Vedete quindi che siamo evangelisti. Allora, e questo compito il Signore ce l'affida tutti, onna. Ah, non solo di onno, ma pure di notte. Perché se, ecco, per esempio, perché per esempio tanto femminile o e mascoletti e viceversa, femminetti e mascoletti e mascoletti e femminetti, dici, perché sia di onno che di notte? Avanti, perché? Dici, ma io la notte dormo, magari dormissi, ma quando tu ti raccogli e due di notte e cinque di mattina e quattro tu stai evangelizzando il diavolo. Perché tanto mascoletto, a meno che non siete sul posto del lavaggio, è dannosa cosa. Se lavorate, sì. Quelle non sono mondane concupiscenze. Amen, gloria a Dio. Vedete? Che sia di giorno che di notte, noi abbiamo questo compito di evangelizzare. E se è stato fedele in poca cosa, dice il Signore, io ti costruirò sopra molte cose. Invece, ah no, io stai aspettando che venga un sabato, perché mi voglio divertere, no? E perché è una settimana che lavoro, che mi sacrifico. Sì, è vero. È come se uno durante la settimana fa muratura, una casa, una costruzione, mattone sopra mattone, ci sta attento, piglia lenza, piglia leveggio, piglia un tonico, poi arrivo sabato, piglia carruspa e demolisce tutto quello che deve fare tutta la settimana. Amen. Alleluia. Chi mi vuol seguire rinunzia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Fratelli, certo, ci vogliono piacere i figlioletti di oggi queste predicazioni, ma nel modo più assoluto. Vedete come il Signore ci ammaestra, cioè, perché? Dice, perché questo? Dice, perché dice Gesù ha dato
se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare, questo è il versetto 14, e purificare, guardate, e purificare per sé un popolo speciale. Un popolo speciale, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire un popolo speciale? Dice, ma cosa sarà? Dice, speciale, cosa ha di speciale? Ora vediamo che lo chiamano di speciale. Gloria a Dio. Alleluia. Intanto dice, ecco, per sé un popolo speciale, zelante. No, che fa forzatamente tante le cose tanto per fare. Speciale, zelante nelle buone opere. Dice, quindi insegna queste cose, esorta, alleluia, riprendi con ogni autorità e nessuno ti disprezzi. Alleluia. Dice, ma qual è sto popolo? Queste cose particolari che il Signore richiede dal suo popolo, da quelli che appunto facciamo parte di questo popolo appartato, zelante, alleluia. Ecco, parla di queste cose, alleluia. Che siano conformi alla sana dottrina. Quindi sana dottrina è quello che l'apostolo Paolo insegna a Tito, affinché Tito insegni alla Chiesa. Amen. Allora, gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore e nella pazienza. Che siano persone equilibrate. Ecco, gli uomini anziani siano sobri. Sobri vuol dire equilibrati. Non gente ribambanuta, come quelli sono rimbambiti. Sobri vuol dire svegli, attivi, però nella sana dottrina, nell'amore, che siano di esempio, alleluia. Padroni di sé, sani nella fede, vedete, che esercitano la fede nella maniera corretta, non tanto così, sì, sono andato in chiesa, sì, ora quanto me ne vai, vedi. No. Alleluia, amen, alleluia. Parimenti le donne, amen, parimenti le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante. Quindi le donne, soprattutto anziane, si devono comportare come persone sante. E cadeci un caduscicco. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Perché una persona santa vive santamente. Elisabetta viveva santamente. Maria Vergine viveva santamente. Amen. C'erano altre donne. La moglie di Abramo, Sara, viveva santamente. Amen, gloria a Dio. La moglie di Mosè viveva santamente. Toma, tanti, ora mi metto a elencare tutte. Vivere santamente vuol dire vivere correttamente, rettamente, questo. Amen, gloria a Dio. E così vivendo, cioè essere di esempio, perché se una donna anziana è pettegola, insegante, litigiosa, a casa prima comincia con marito e poi finisce con i vicini, no? Prima comincia con marito, ne c'ha la lingua a tipo serpenti, no? E poi finisce e se fa asciata du pian terreno fino a chi che vive non avanzata da sopra, no? Si passa tutta una donna santa, se fa i fatticelli suoi, vive santamente, si occupa della propria famiglia, e se ha figlie femmine, a mammicetta, Vatin, quando rientri stanotte così te lascio la luce domata. Oh, a chiavi! Piglio nebbo se l'hai, se non l'hai toccati. E un vegno e vegno do mulino. A onne? Chi te do mondo?
non avendo saputo e non sapendo educare le proprie figlie, guardate che danno che vi combinano, spasciano i famiglie intere. E qui ci vanno un tomezzo, poi ci vanno i mariti, se sono i mariti, i mogliere stotti, e pure i figli. Se ho marito stotto, ci vanno un tomezzo, a mogliere e pure i figli. Amen. Fratelli, un popolo santo si è appartato, speciale, zelante, che deve sapere, ecco, ritornammo sempre là, quando il Signore all'inizio mi ha fatto dire l'ammaestramento, la parola, gloria a Dio, alleluia. Quindi le nonne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunniatrici. Fratelli, vedete che il Signore ci sta chiamando in causa questa sera, anziani e genitori, che siamo responsabili dei nostri figli, io della Chiesa e pur di miei figli, e voi dei figli. Dici, ma io che ne sai? Che ne so? Che ne sai? Vedi che il Signore ci sta ammaestrando. Intanto tu, come padre, devi essere un uomo dignitoso, padrone di te stesso, non presuntuoso. Amen? Alleluia. Deve essere sobrio, sano nella fede, nell'amore e nella pazienza. Questo deve essere il padre, il genitore, un maschio. Amen? La donna dice, deve essere, alleluia, le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, vedete pure, alleluia, non siano calunniatrici. Quindi attenzione, nelle vostre case, nelle vostre famiglie, anche se vedete che i vostri vicini o i vostri compagni di lavoro o insomma si comportano male, insomma, fatevi i fatti vostri. E se ci tenete, pregate per loro. Non vi mettete ad aggiungere e a calunniare, perché chi calunnia non è da parte di Dio. Voi avete mai sentito calunniare Gesù a qualcuno? Alleluia. Forse qualcuno degli apostoli? Alleluia. No. Ecco, vedete? E siccome il nostro maestro è Gesù, lui ci insegna a vivere. Ed ecco, le donne non siano calunniatrici. Ma a un momento, non solo le donne, ma anche gli uomini non devono essere calunniatori. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Non schiave di molto vino, alleluia, ma maestre nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Per esempio, fratelli, ci sono certi casi nelle chiese, non è che ci sono certi casi nelle chiese che ci sono delle divisioni, perché sono a che cosa sono state dovute queste divisioni? Per una mancanza di educazione familiare, a livello familiare, alleluia, che tanto gli uomini, gli sposi uomini, no? Che le donne non sono state ammaestrate per saper amministrare la propria futura famiglia nascente. Amen, gloria a Dio. Quindi i genitori non è che li devono fare, perché possibilmente il genitore, una volta era così, ora non lo so, forse quelle del mondo tante fanno così, chi dà fede invece puro, no, invece voglio dire no. Allora, no, sapete che cosa fanno? Senti, ora te stai maratando, come te fai mettere i piedi su pa' facci tuo marito? Sì, tu. E se c'è qualcosa che non va, piglia il mio telefono, mi dice a me che io vengo pure in notte e ci scippolo oggi. Amen. Amen. Perché non è vero? Ah, ma tanto ora mi dicono che non è vero. È vero, e questo lo fanno tanto quelle del mondo che pure i credenti. Invece le mamme
devono insegnare alle giovani, quindi ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli. Alleluia. Amen. Perché, fratelli, se viene a mancare l'amore familiare, va a finire che non si ama né la moglie, né il marito e né i figli. Dice perché? Perché, fratelli, è una catena. Perché se alla base c'è il sano insegnamento, c'è l'amore, allora quest'amore verso che si trasmette tra marito e moglie e marito, indirettamente lo si trasmette ai figli e loro gioiscono. Nel momento in cui i genitori litigano, i figli, uso curicello, fratelli, diventa niente. Allora, e io vi dico questo, sia glorificato Dio, che non posso parlare male di mio padre e di mia madre, perché sarei un miserabile. Però, come in tutte le famiglie, qualche volta si sciariavano curicello, pure loro, litigavano, no? Voi non avete litigato mai? Non ne voglio sapere. Alleluia, perché tanto saccio così. E allora... Però, diciamo, quando mio padre e mia madre litigavano, sapete come curicello con io sto da con l'ansia, con il cuore in sospeso, perché sentivo mio papà per esempio che ci faceva buce, mamma pure per esempio si sgarava pure curicello ogni tanto, però erano cose passeggere, Però guai se fossero state sempre continue queste cose. Io avessi un ciuto faccio, avessi cresciuto come un bastardetto per i piedi. È vero o no? Alleluia. Sia glorificato Dio che queste cose accadevano raramente. Però anche questo, vedete, è servito a me positivamente. Perché così io, sapendo quello che provavo, non voglio che lo provano i miei figli. È giusto? E quindi una cosa in zuppo, c'è come l'occasione. È giusto? Vedete, gloria a Dio. E allora, le mogli, alleluia, devono amare quindi i loro mariti ed amare i loro figli. Perché ci sono tante madri, no? Che pare che amano i loro figli, ma invece non li amano. Perché possibilmente se ne vanno a divertimento, ci lasciano i figli o alla nonna o alla zia, e tu così ami i tuoi figli. Fratelli, vedete che non saccio niente in verità, come è vero che l'Eterno vive, sono esempi che il Signore mi dà, mi mette davanti, però non è che io so che ci siano queste cose, ma ci sono, non lo so, non so che sono, ma ci sono. Quindi, quello non, vedete, quello non è amare i figli, quello è amare se stesse. Tanto donne, tanto madri che padri. Perché un padre che ama i propri figli non è che ci lascia la moglie e se ne va al divertimento pure in notte. Oppure la moglie ci lascia il marito e se ne va con l'amica. O poi se ci fate caso in telegiornale, e come se vanno tutti chi dirà tutti in duvezzi, se ne vanno con l'amica per la passano un mese, 20 giorni, o il marito magari è a casa oppure in un altro posto. Fratelli, quelle sono quelle del mondo, noi credenti. I credenti devono tenere la famiglia unita, compatta, amare i figli, perché guardate che i figli li amano anche gli animali. E gli animali li amano più di noi, certosi. Amen? Alleluia. Gloria all'Altissimo. Perché gli animali non abbandonano i cuccioli, ma se ne vanno per divertirsi. Se abbandonano, no, che poi non li abbandonano. Se si assentano, lasciando i cuccioli, si assentano per procurare loro del cibo e poi ritornano nuovamente al nido o alla tana, secondo. Amen, gloria all'Altissimo. Vedete come questa è natura di Dio, che ha, legge di Dio che ha dato a tutti,
Alleluia. Gli uomini invece l'hanno storpiata. Gloria a Dio. E più che mai, vedete, urge questo insegnamento nella Chiesa. Perché la Chiesa, vedete, non è che effettivamente si, da sola riconosce e si sforza di fare la volontà di Dio. No, ha bisogno l'esortazione dell'anziano. Alleluia. E ci sono molti che non l'accettano. Alleluia. Invece, ma vedete, se noi no, non provvediamo adesso, alla fine sarà troppo tardi. Perché vedete, tutte le cose che noi facciamo vengono registrate nei registri di Dio. Come sta scritto, dice, beati i morti che si e che muoiono nel Signore, perché le loro opere li accompagnano. Alleluia. Amen. Vedete le loro opere. E allora, per insegnare, essere assennate caste, dedite ai lavori di casa, vedete, dedite ai lavori di casa, buone, sottomessi ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Alleluia. Amen. Esorta similmente i giovani ad essere moderati. Quindi i giovani, quelli che ancora sono, di essere moderati. Non pigliare la vita così subito. Alleluia. Esorta, dice quindi, similmente i giovani ad essere moderati, presentando in ogni cosa te stesso come esempio di buone opere, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, incorruttibilità, quindi un parlare sano ed irreprensibile. La stessa cosa, vedete, il comportamento, il Signore ce l'ha spiegato altre volte, quello che chi è, ha le dipendenze, chi è dipendente? Può essere dipendente negli uffici, chi lavora, di essere sottomessi e di rispettare i propri padroni, i propri datori di lavoro, di non frodarli. Dice, ma il mio datore di lavoro mi froda. Ebbene, lascialo stare, intanto tu fai il tuo dovere. Allora, poi ci penserà il Signore a dare il giusto premio. Ora, certo, questi giovani, questi figlioletti, sia mascolo sia femmina, pare che stanno aspettando che arrivo sabato. Amen. Se ne vanno fuori. Ci sono tante cose per potersi distrarre la mente. E soprattutto le donne, le ragazze, mantenetevi caste pure. E se avete bisogno, alleluia, come pure parlo dei maschi, se il maschio ha bisogno la compagna, il Signore la provvede, e se la donna, la ragazza ha bisogno del compagno, il Signore lo provvede. Il Signore non ha lasciato mai nessuno a mani vuote, a meno che non ci sia stato un motivo ben preciso. Ma questa sera, ecco, possiamo dire come il decalogo, come i 10 comandamenti che il Signore ci sta dando per fare parte della vera famiglia di Cristo, di questo popolo riscattato, alleluia, purificato con il sangue di Gesù, appunto, che si è appartato, si sta purificando e appartando questo popolo speciale e zelante nelle buone opere, zelante nelle buone opere. Non vorrei nuovamente ripetere, no, zelante nell'evangelizzare, zelante nel tuo cantare, zelante nel tuo suonare, zelante nelle buone opere. Qua c'è bisogno, alleluia, di esempi di vita reale che il mondo non conosce più. Il mondo non conosce più, sono pochissimi, rari, quelle persone, amen, che conoscono, diciamo, questi sani sentimenti e questi sani doveri delle mogli nei confronti dei mariti e dei mariti nei confronti delle mogli. Amen. E Dio ci benedica. Grazie Gesù.
perché questa sera, Signore, ci hai dato una lettera scritta. Signore, nella quale possiamo leggere tutto quello che dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare. Signore, l'hai scritta nel nostro cuore. Signore, l'hai scritta nell'anima nostra. Perché, Signore, quanti hanno bisogno anche in questo momento di questa lettera, di preparazione appunto del tuo popolo, e la riceveranno chissà tra quanti anni, forse due e mezzo, Signore, tu lo sai, e magari potrà essere troppo tardi per loro, ma questa sera, oh Signore, hai voluto privilegiarci come sempre, dandoci direttamente, Signore, questo messaggio scritto col fuoco del tuo Santo Spirito dentro di noi. Alleluia. Perché lo possiamo ripassare spesso, così come spesso dimentichiamo quello che tu ci insegni, ma non vogliamo dimenticare nulla. Vogliamo ricordarci tutto quello che tu ci dici e lo vogliamo mettere in pratica. Sì, oh Signore, vogliamo vivere veramente con te, in comunione con te, camminare mano nella mano, come un bimbo nelle mani del proprio padre, della propria madre. Sì, Signore, accompagnaci tu nel cammino della nostra vita. Accompagnaci anche questa sera nelle nostre case, nelle nostre famiglie. E il tuo spirito, il tuo amore, la tua unzione, Signore, inondino tutti i familiari, tutti i componenti della famiglia, affinché ci sia un unico parlare, un unico sentire, un unico operare. In Cristo Gesù, il tuo figliolo, con te benedetto in eterno. Amen. Thank you.
Alleluia, amen. Signore, gloria al tuo nome. Sì, oh Signore, non ci vogliamo mai stancare di cantare, osanna, alleluia, gloria al tuo nome. Sì, oh Signore, e non ci vogliamo stancare mai di ringraziarti per questo tuo meraviglioso, Signore, ammaestramento. Alleluia, gloria al tuo nome, che non ci stai facendo mancare nulla. Alleluia, gloria al tuo nome. Certo, Signore, un tempo, Signore, vivevamo nell'ignoranza. Signore, eravamo veramente come pecore senza pastore. Ognuno di noi seguiva la propria via. Tutto ciò che dicevo, facevo, Signore, sembrava giusto, ma non era giusto agli occhi tuoi. Signore, ora ci stiamo accorgendo, Signore, che le tue cose sono diverse. Diverse, completamente diverse da come le vede il mondo, da come, Signore, agisce il mondo. Signore, camminare con te mano a mano nella, Signore, nella tua mano. Signore, camminare, seguire il tuo cammino, Signore, è completamente diverso. Alleluia, ci sentiamo oggi realizzati veramente. Alleluia, la massia, l'amata, alleluia, gloria al tuo nome. Quindi al trono della tua grazia ogni cosa, la nostra vita, le nostre case, le nostre famiglie, i nostri problemi. Sì, Signore, tu sai quello, Signore, che abbiamo da affrontare. Quali sono, Signore, i nostri problemi? Li mettiamo davanti a te, sul tuo altare. Intervieni tu, Signore, tu che sei Dio di giustizia, tu che sei di Dio di santità, d'amore, alleluia, di pietà, di misericordia. Signore, intervieni di potenza, alleluia. Sì, Signore, manifestati e fai che possiamo, Signore, brillare come stelle nel cielo alla tua presenza, per la tua gloria e per la gloria di Gesù, ora e sempre, in eterno. Amen. Alleluia, amen.